Nostra domenica prosegue con Inter-Lazio, la partita della festa per il 20° scudetto, squadra è già in campo, Lazio che cerca punti importanti per cercare di tenersi agganciata alla zona Europa, per l'Inter invece è già tutto fatto, c'è soltanto da festeggiare con i propri tifosi una lunga serata di festa e di gioia a San Siro, anche se le notizie di cui vi diamo conto da un paio di giorni a questa parte in qualche modo, non dico che potrebbero rovinarla questa festa, ma sicuramente diventano motivo di analisi. E la partita sta per iniziare, c'è un clima fantastico a San Siro, una coreografia veramente che riguarda tutto lo stadio, campioni d'Italia, le due stelle, il numero 20, il biscione, il logo dell'Inter, veramente una grandissima coreografia. Le squadre sono pronte per l'inizio, ci sono le classiche foto di rito e allora andiamo a vedere le formazioni ufficiali partendo proprio dall'Inter, fresca di conquista del titolo. Sommer in porta, Pavard, Acerbi e Bastoni in difesa, Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan e Di Marco a centrocampo con Martinez e Lautaro, ovviamente Martinez e Thuram in attacco. Vediamo come risponde la Lazio perché lo dicevi tu prima, è una partita più importante questa sera, ovviamente per la Lazio che ha delle residue, chance d'Europa e pensate un po' anche di Champions League. Prova dell'importa, Patrick, Casale, Ghila in difesa, Marusic, Rovella, Vesino, Pellegrini a centrocampo con Kamada, Zaccagni e Castellanos in attacco, Ciro immobile. Bellissimo, occhio all'Inter. Occhio al pallone per Thuram, davanti il portiere Thuram, il miracolo da parte di Provedel, qui lo grazia Thuram, marcato bene veramente in contropiede, si presenta solo davanti al portiere che oggi torna titolare, lanciato all'Autaro Martinez sul filo del fuorigioco, forse ha un tocco in più, col destro che permette poi a Provedel, che è molto bravo fino alla fine a restare in piedi e proprio col piede sinistro manda il pallone in calcio d'angolo, occasionissima per l'Inter, si salva la Lazio, però c'è un corner. Occhio alla Lazio, con Castellanos tutto solo, quasi in destro, la Lazio in vantaggio, clamoroso a San Siro. Veramente ha puntato il secondo palo e ha freddato Sommer, azione di contropiede, entra in area di rigore, contrastato quasi per nulla dalla difesa dell'Inter e può portare in vantaggio la Lazio, 1-0 della squadra di Igor Tudor. Vediamo se tutto regolare. Ma, attenzione, dobbiamo controllare se c'è il fuorigioco, non parte dentro la propria metà campo. Bello il destro a giro, Sommer non ci può arrivare qui. Stupendo. È Acerbi che si è fatto un po' infinocchiare da Castellanos. Allora, Acerbi ha la faccia all'inizio di quello che dice: vabbè, tanto è fuori gioco. Tanto è fuori gioco. E quindi non va a contrastarlo. Attenzione al VAR. Vediamo. È fuori gioco. Si vedeva già che era partito davanti. Ma non mi basta, cioè avete vinto lo scudetto, ragazzi, lasciateci un po' una speranzina in Champions, per andare in Champions. Occhio all'Inter! Il miracolo di Provedel sulla conclusione di destro da parte di Di Marco, che era stato molto bravo a puntare il secondo palo. Veramente eccezionale Provedel in questo caso, allarga la manona alla sua sinistra e la toglie lì sul secondo palo, bravissimo il portiere della Lazio. Di Marco aveva battezzato già il vantaggio da parte dei nerazzurri, Provedel dice di no. Ci ha salvato, e stavo dicendo, fra allora è chiaro che... cioè, 15-20 gol in stagione sono Di Marco, ancora Provedel, è una sfida tra loro due. C'è Di Marco e la mancina, col mancino indirizzato veramente quasi all'incrocio dei pali e Provedel deve schiacciare tutto e togliere la palla veramente dal fondo del sacco. Bravissimo il portiere della Lazio, era praticamente un gol fatto. Questa gliel'ha insegnata Thomas Fierro, esatto, bravo. Cioè, so che Thomas in settimana è allenato, esatto, bravo. Nel primo quarto di campo si cerca un'invenzione, Rovella si allunga il pallone per Kamada, attenzione, può andare col mancino e il vantaggio della Lazio questa volta sì che è buono. Minuto 33 appena scoccato, Lazio in vantaggio a San Siro. Su questo, ragazzi, la conclusione dalla distanza da più di 20 metri, ha puntato il secondo palo e la sua conclusione a raso d'erba è stata veramente... Questa volta è buono, questa volta non ci sono dubbi sulla regolarità. Minuto 33, Lazio in vantaggio. Se Sommer aveva visto Barella. Attenzione,
di testa, è un altro miracolo di Provedel. E Provedel comincia a fare così con la mano per la serie, ragazzi, ma vi sto salvando io tutte queste situazioni. Pallone vagante in aria, bravissimo Barella a staccare e a indirizzarla verso il secondo palo. Ci va con le due mani, guardate Simone Barbato, ci va con le due mani Provedel. E salva il risultato anche in questo caso. Seguiamo insieme questo calcio d'angolo. Di Marco, pallone al centro. Questo è il palo di Lautaro. Il palo di Lautaro Martinez che si dispera mani e i capelli per il numero 10 dell'Inter. Vedere prima della festa in campo già annunciata con la squadra di Inzaghi che è vicina a un'altra sconfitta interna. Acerbi, possesso di palla, fa 20 metri palla al piedi. Occhio alla ripartenza della Lazio, e al contropiede con Castellanos, può andare tutto solo davanti al portiere, e invece Pavard fa un intervento prodigioso. Pavard, ragazzi, e Castellanos aveva, sembrava avesse un sacco di cemento sulle, sulle spalle. Sì, c'era anche Guendouzi che stava arrivando, non lo ha servito. Occhio però adesso, subito, al cross di Dumfries per Lautaro, il colpo di testa e va a salvare tutto Provedel che non si alza più, prende la sfera, 5 minuti alla fine più recupero, vantaggio troppo importante per la Lazio per lasciarselo sfuggire così. A questo punto vediamo se arrivano le torri in area di rigore. Sul pallone intanto va Sanchez, andrà lui a battere questo calcio di punizione. Chiaramente gli indiziati per far male in area di rigore sono sempre gli stessi: inserimento di Barella, Thuram, Lautaro Martinez, il pallone in profondità, il colpo di testa di Dumfries, il pareggio dell'Inter con Denzel Dumfries, 1-1, quarto gol in campionato per il numero 2 dell'Inter, pareggio tutto sommato a sorpresa per quanto visto in questo secondo tempo e anche nel primo, a dire il vero, a 3 minuti dalla fine 1-1. Strano. Denzel Dumfries, lo 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 lo. Denzel Dumfries, lo 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 lo. Denzel Dumfries. C'è Luis Alberto a cercare di contrastarlo. È stata veramente una doccia freddissima, gelida per la Lazio che stava assaporando il gusto dell'impresa. Attenzione. Lancio in profondità, attenzione con Frattesi adesso, che entra in rigore, gioco di gambe, non riesce ad andare al cross perché perde l'attimo giusto, poi è contrastato anche da Yusai. Dunque manca un minuto al fine della partita, si riparte con la rimessa dal fondo per la Lazio, forse ci sarà l'ultima occasione. Difatti Tudor, com'è che ha fatto Tudor? Calma. Ha richiamato tutti verso tutti l'area avversaria. E io farei così. Un minuto. Ecco, bravo. Altrimenti. Si cerca la profondità in casa Lazio. Sanchez che vince un contrasto, molto bravo. Serve Buchanan. Dagliela. Vince l'uno contro uno con Patrick. Cosa fischia? Gioco fermo però. Sì. Dai. Felipe Anderson avanza palla al piede. Dai. Su di lui c'è Frattesi. Anche Sanchez li supera entrambi, il pallone per Guendouzi non ci arriva però e l'arbitro Sacchi dice che può finire così 1-1 a San Siro tra Inter e Lazio. L'Inter chiude la sua stagione in casa con un punto e può dare vita a una festa meravigliosa a San Siro. La Lazio deve recriminare perché fino a pochi istanti fa stava conquistando 3 punti che sarebbero stati pesantissimi. Sono stanchissimi tutti. Giocatori stremati in campo, stremati, vediamo Patrick, vediamo Thuram, e adesso però è il momento anche della festa dell'Inter con la consegna della Coppa Scudetto. L'Inter che chiude con questo pareggio interno, la Lazio spreca una grande occasione perché, ribadiamolo, questa sera alla Roma basterà battere il Genoa per estromettere aritmeticamente proprio la Lazio. Ovviamente ci sarà, ripetiamo, la grande festa nerazzurra con la consegna della Coppa dello Scudetto, con il concerto di San Siro e poi domani sera invece la cena di gala tra con dirigenti, dipendenti dell'Inter al Castello Sforzesco di Milano. Noi per ora ci fermiamo qui, io saluto e ringrazio.